agosto 2019 siamo allo stand di Caffè Morino SRL, una torrefazione napoletana ormai presente in molti paesi del mondo, oggi molto ben rappresentata da Claudio Percuoco, il suo CEO, e da Vittoria Percuoco, la responsabile marketing e comunicazione. Buongiorno Vittoria. Buongiorno a tutti. Buongiorno Claudio, per te è un ritorno, bentornato. Salve a tutti, buongiorno. Cosa presentate in questa 41esima edizione di Host? Presentiamo le nostre classiche miscele di caffè bar, che sono rappresentate nella latta top che vedete alle nostre spalle, e più le altre confezioni sempre nel settore bar, e poi il settore monodose, che è rappresentato dalla novità dolce gusto che già abbiamo presentato nell'ultimo fiera di SIGEP a Rimini, che oggi rappresentiamo qua all'Host per la prima volta, e quindi è un po' la novità della, diciamo, di questa fiera, per questa fiera. Vittoria, che cosa pensi di questa edizione di Host, che ha visto davvero tantissimi operatori accedere nei corridoi di tutti i padiglioni? Sì, questa fiera è cresciuta molto in qualità di buyer esteri, infatti abbiamo avuto molta richiesta dal mercato estero, di grandi distributori che iniziano a esportare il caffè napoletano nel mondo, facendo capire anche la nostra cultura e portando anche la tradizione in altri paesi, che non sia solo l'Italia e che non sia solo Napoli. È una fiera che è stata molto rivalutata, dedicata alla grande distribuzione. Siamo molto contenti di essere presenti e di crescere sempre di più in qualità di torrefattori napoletani che esportano il loro prodotto anche all'estero, in paesi internazionali. E dunque, Claudio, tu ritieni ci siano ancora possibilità di crescita per questa fiera? Sicuramente il mercato estero è oggi un'opportunità immensa. Il caffè italiano, l'espresso italiano, diventa sempre più presente in tanti paesi che addirittura prima quasi non conoscevano questo tipo di bevanda, quindi sicuramente il mondo ci aspetta, tutte le torrefazioni italiane. Noi siamo specifico un espresso napoletano, quindi con una caratterizzazione ancora maggiore rispetto agli altri caffè italiani, e quindi sicuramente questa fiera, che diventa sempre più internazionale, è una grandissima visibilità, che è un'opportunità che non possiamo mai perdere, diciamo. Quindi anche per Caffè Morino SRL si profila una nuova crescita. La crescita è costante, quindi abbiamo fatto un nuovo sito di produzione, di stoccaggio anche importante, che completiamo entro la fine dell'anno, quindi sicuramente l'azienda cresce anche grazie anche alla nuova generazione che sta entrando nel gruppo, diciamo, dell'azienda, e quindi sicuramente c'è tanto da fare, che continuiamo a lavorare, che è la cosa che più ci piace fare. Viva Caffè Morino dunque! Viva Caffè Morino! Grazie Vittoria, grazie Claudio, io vi ringrazio per la collaborazione e vi do appuntamento a questo punto al SIGEP 2020. Sì, vi aspettiamo tutti al SIGEP 2020, e poi ci sarà il Venditalia, che sarà la fiera specifica nel maggio sempre 2020, quindi saranno i prossimi due appuntamenti dove presenteremo sempre i nostri prodotti. Salve a tutti!